Buonasera. Buonasera amici sportivi, benvenuti alla 24esima puntata del Bar dello Sport, 24 puntate insieme per parlare di sport e questa sera mi sa che parleremo solo di calcio. Parleremo di calcio un po' a largo spettro, a 360 gradi. Ne parliamo con Virgilio Badì, nostro inseparabile ormai collaboratore. Grazie Virgilio anche quest'oggi di essere qui. Buonasera a te. Ringraziamo anche Alessandro Bianchi, direttore di Radio Life. Buonasera, buonasera. E poi è venuto a trovarci per l'Arezzo, calciatore dell'Arezzo, ormai lo possiamo definire un ex, perché è nuovo responsabile del settore giovanile della CIA Arezzo, Roberto Bacci. Buonasera. Grazie Roberto. E poi abbiamo una squadra importante che sicuramente ricopre un ruolo determinante nella terza categoria, ma anche nel settore giovanile. Qui abbiamo i giovanissimi provinciali A della CS Saione. E andiamo a presentare i rappresentanti nelle persone di Marco Capoccia, accompagnatore ufficiale. Buonasera. Buonasera. Poi abbiamo Giorgio Cartocci, allenatore in seconda. Buonasera. Buonasera. E poi abbiamo anche Remo Cardini, che è poi l'allenatore di questi ragazzi. Buonasera. Buonasera. Andiamo a presentare anche i ragazzi che sono intervenuti questa sera. Uno per uno, Simona, devi presentarmi allora, tu. Il microfono ve lo fate passare tra voi. Nome, cognome e ruolo. Righi Nicola Terzio. Gianfranco Nicolas Lemma, attaccante. Bonci Morgan Ala. Capoccia Luca Libero. Berto Matteo Ala. Berto Luca Stopper. Andrea Papini difensore. Valerio Cartocci portiere. Rossi Nicolò mezzala. Parigi Lorenzo mezzala. Camaiani Matteo portiere. Ausina Zilca attaccante. Denciale Gabriele mediana. Enrico Graziano attaccante. Rogito Terzino. Marini Ivan libero. Thomas Taddeo Terzino. Benissimo, allora un applauso per questi ragazzi veramente. Abbastanza interessante, è cominciato nel Torino, poi si è andato al Dertona, Pavia, Como, Mantova, nella Lazio, anche se senza realizzazioni, e poi ancora il Torino, il Verona, il Torino, insomma una carriera di Serie A e di Serie B terminata con l'Arezzo in C1. Insomma, che cosa, prima di parlare del tuo ruolo attuale, che cosa ricordi con più piacere della tua carriera? Questa è la stessa domanda che gli ho fatto martedì io quando ho saputo la notizia che lui era diventato. Anzi, dopo magari, se Annette non si arrabbia troppo perché è fuori programma, se ci trovasse quell'intervista poi magari mi guarda subito male, mi fa un cenno di no, vabbè, vuol dire che andrà nel telegiornale di domani sera. Comunque questo è una carriera lunghissima, Bacci, credo che non sia un curriculum di tutto rispetto il tuo. No, è una carriera lunghissima sicuramente, direi anche insomma molto bella. La cosa che ricordo veramente con piacere è stato l'esordio in Serie A nel 90 allo Stadio delle Alpi, Torino-Lazio. Questo è il ricordo chiaramente più bello, che per me insomma era uno stadio così, penso uno stadio, poi faccia... Io venivo dalla C1, dal Mantova, quindi era arrivato agosto, a settembre ricordo ancora c'era Domini squalificato. Quindi infortunato 90-91. 90-91, allora Zoff, che era allenatore, cioè, sabato sera mi disse che Pino stava tanto bene e il giorno dopo dovevo fare queste solite in sera contro il Torino, quindi insomma è una cosa che ricordo veramente con grande piacere. Siamo rimasti molto bene di fronte a quello che è successo, però insomma, si vede che hanno ottenuto l'autorizzazione della società, visto che recita così il comunicato. Tra l'altro mi hanno riferito anche di alcuni cartelli proprio messi all'ingresso, all'interno dello spogliatoio. Io spero che naturalmente tutto ciò finisca al più presto, perché insomma anche i giornalisti, anche noi addetti ai lavori dobbiamo sicuramente
fare lavorare, il nostro mestiere, insomma, e avere a disposizione, insomma, i commenti dei calciatori, perché tante volte al tifoso che ascolta la radio o guarda la televisione fa piacere anche sentire la voce del proprio Beniamino, oltre che, insomma, le nostre. Noi la trasmissione la facciamo, sappiamo quello che dire, però naturalmente il tifoso interessa soprattutto sentire la voce dei protagonisti. Ecco Roberto, come mai questa difficoltà nella tu hai vissuto già tre stagioni ad Arezzo, hai visto come sono cambiate un po' le cose, se sono evolute, cambi di dirigenza eccetera. Quest'anno facciamo un po' fatica sia il pubblico che la stampa a rodare, cioè andare a marciare di pari passo con la squadra, insomma, di andare d'amore e d'accordo. Ma guarda, non essere sincero, veramente non la so neanche io, ecco, bene questa situazione, perché annate in cui il Varese ha vinto due volte il campionato di Serie B ed è approdato alla Serie A, per cui già dal 69-70 si sono cominciate a vedere le prime scintille fra queste due squadre. Il primo degli incontri tra Varese e Arezzo avvenne il 12 aprile del 69, anzi del 70, ma il campionato era 69-70, 3-0 per il Varese. Allenava l'Arezzo Mario Tognon, era presidente, lo cito perché è uno dei più grandi, Simeone Goria. Quell'anno il Varese fu promosso in Serie A. L'anno 72-73, secondo incontro a Varese, stavolta l'Arezzo ribalta il risultato, vince 2-0 con rete di Righi e rete di Graziani. Un anno in cui Luigi Montaini era la presidenza e Dino Ballacci era l'allenatore della squadra. Nel 73-74 altra promozione del Varese e vittoria, guarda caso, ecco, sono coincise queste due prime vittorie del Varese con altrettante promozioni in Serie A. 2-0 contro la squadra che in quella occasione era allenata da Mario Rossi, era subentrato a un precedente allenatore che non aveva fatto grande fortuna ad Arezzo. Campionato 82-83, quindi un salto di quasi 10 anni per vedere nuovamente di scena le due squadre, ancora in Serie B, perché poi in Serie C, salvo la parentesi delle ultime annate, le due società non si sono mai incontrate, hanno sempre svolto campionati diversi. Narciso Terziani era il presidente e un certo Valentin Angelillo era la guida tecnica della squadra amaranto, e anche in quell'occasione l'Arezzo vinse 2-1 con reti di Zandonà e di Neri. È un anno bellissimo, fra l'altro. Quinto posto in Serie B, se non mi sbaglio, non era da poco. Insomma. Certo. Nell'anno successivo ancora Angelillo alla guida tecnica della squadra, stavolta alla presidenza di Narciso Terziani, e l'Arezzo perse a Varese 2-0. Quindi, come si vede, altalenanza dei risultati, vittorie dell'una e vittoria dell'altra, sempre nettamente, sempre con una certa massa di gol che si sono susseguiti in questi. Io seguo l'Arezzo, il mio giocatore preferito è Turchi, sono tifoso della Juventus e il mio giocatore preferito è Trezeguet. Io sono tifoso dell'Inter e il mio giocatore preferito è Ronaldo. Ronaldo, pochissimi juventini, ho notato. Questo giochino dovremmo farlo anche con gli altri adulti che sono in trasmissione. Allora, possiamo passare. Perché ho sentito che tre quarti dei componenti del Saione sono milanesi, quindi. E tu sei milanese? Io sono milanese, quindi stasera mi sento rincuorato. Vabbè, allora facciamo lo stesso per pareggiare le sorti anche agli adulti, fino a Filippo. La stessa cosa. Mi vergogno a dirlo, Filippo. No, però va detto lo stesso. Ma io, a volte, anche i genitori magari. Anche i genitori stanno fuori, quindi però a volte si va in certi campi dove c'è la necessità di avere. Ah, ma ha detto che ha avuto tutela. Una squalifica. Io ho avuto una squalifica perché ho chiesto all'arbitro di sospendere il gioco perché un nostro ragazzo si era fatto male. L'arbitro ha interpretato che. In quel caso ho fatto, sono entrato in campo e quindi vabbè. Senza il suo ordine, quindi sono stato squalificato. Calcio delle tre consecutive in campionato. Il servizio allo stadio comunale di Capolona per il derbissimo con anche negli
Italia Toscana e dal due prove deludenti in campionato. Vediamo subito il gol al 18° minuto di Danesi che porta in vantaggio la squadra gialloblu in trasferta quest'oggi. 20° minuto, punizione di Lobasso che deviata dalla barriera e poi ancora il Subbiano con Daniello che tira fuori. Ancora il Subbiano a premere, sembra una partita a senso unico, la deviazione di Angiolini da Daniello, la rete del 2-0 per il Subbiano. Cerca di reagire il Capolona, prima con Peruzzi e poi con Patrocchi che alla fine riesce a trovare la via del gol con questa azione in area, con deviazione finale di un difensore gialloblu. E si va al riposo sul risultato di 2-1 per gli ospiti. Le cose non cambiano nella ripresa, è ancora il Subbiano a farla da padrone, ancora con un tiro di Daniello subito al primo minuto deviato. Al secondo ci prova su calcio d'angolo e Zoruali sopra la traversa. Al terzo ancora il Subbiano con Russo che approfitta di un'incertezza difensiva con un pallonetto spiazza il portiere del Capolona, ma qui l'errore è stato veramente della difesa del Capolona che ha concesso al giocatore di segnare la terza rete. Ma il Capolona non ci sta e ci prova ancora con Peruzzi al 7° minuto. Però il Subbiano reagisce, fa vedere che è presente in campo, anzi detta legge, prima con Guerra e poi con un'azione sottoporta la parata del portiere Ghirelli del Capolona. Ancora il Capolona a provarci con Peruzzi, poco alto sulla traversa. E il finale è tutto del Subbiano, prima con Russo che sbaglia proprio a porta vuota, guardate come si fa a sbagliare un gol. E poi al 27° a concludere le azioni di questa partita con Danesi che un'altra volta sbaglia sotto porta. Una partita sicuramente a senso unico con Subbiano protagonista che però non riesce a superare il Figline in classifica nonostante la bella prestazione di oggi. Simona, questo l'avresti fatto anche tu, quello lì, quel sì. Gol. Sì, quello sì. Va bene, allora chiediamo, visto che poi in realtà la partita poteva mettersi ancora peggio per il Capolona, gli amici del Capolona che purtroppo... Stai attento, perché noi avevamo detto 3-1, vittoria del Subbiano, ha dominato. C'è stato un periodo di circa 7-8 minuti in cui il Capolona non solo ha recuperato il risultato, ma poteva addirittura pareggiare, perché c'è stato un salvataggio sulla linea di Guerra che ancora, insomma, in qualche maniera grida, non dico allo scandalo, nel senso che... se fosse entrato quel pallone, vedi il calcio come è fatto? È fatto da episodi sì. Che... Ma non è entrato. Ha detto sconsolare proprio. No, non ci deve essere sconsolare. Il Subbiano è un altro pianeta per noi. Una squadra partita con ambizioni totalmente differenti dall'Unione Sportiva Capolona. Una società che è partita dichiarando di lottare fino all'ultima giornata. Un po' subito. Il Capolona era partito per salvarsi. Sì, ma era partito bene quest'anno. Ma diciamo se mi trovi, sì, che